Buongiorno, ecco a voi le nuove date di esperienze di M a Teatro. Bologna, Roma, Napoli, Lignano, Sabbiadoro, Firenze e di nuovo Milano. Molti biglietti sono già acquistabili. Vi lascio qui sotto in descrizione il link, vi basterà cliccarlo e selezionare la città in cui volete esserci. Sbrigatevi perché i biglietti finiscono. Io, il signor Awed e Dadda vi aspettiamo a teatro. Visto che alle persone non piace quando applaudiamo... Le chiavi della mia Lamborghini. Non far vedere, va, non spoilerare. Ehi, gnoccoli e gnoccoletti, come va? Io sono James. Io sono Frank. E io Milton. Che cazzo è Milton? È uno spogliarellista cubano. Oggi, come sempre, siamo qui a rubare un format creato da altre persone. Però, siccome il format è fatto da sue dei suoi 10 milioni, non penso che questa cosa intaccherà le sue finanze. Ma su, lui l'ha fatto questo format? Sì, diciamo che lui è conosciuto in giro proprio per questo format. Perché è brutalmente onesto. Ok. Si chiama Risposte Brutalmente Oneste. Perché non mettiamo in sottofondo gli applausi del pubblico? Mettiamo... Gabri, metti gli applausi finti, quelli tipo di striscia, le risate, quelle cose lì. Devi dirgli a Gabri che ogni volta che fai un occhiolino deve partire il pubblico. Ah, ogni volta che facciamo un occhiolino. Quindi è semplicissimo il format, in realtà. Vi abbiamo pubblicato una storia su Instagram dove voi potevate chiederci la qualsiasi. E avevate ben 7 minuti per poter fare queste domande. Sì, più o meno, ma sono domande, no, domande personali. Abbastanza scomode. Cioè, ma no, Awed, alcune sì, altre per tutti e tre. Bello, io posso rispondere a quei due. Infatti il gioco sarà proprio rispondere alle domande degli altri. Ok, perfetto. Dai, parte gli scherzi, comunque saranno domande leggermente scomode perché alle persone da casa piace il gossip, queste cose qui. E quindi noi oggi siamo qui proprio per accontentarvi. Siamo qui per accontentarvi e vi daremo queste risposte brutalmente oneste. È vietato all'interno di questo format mentire. Ma anche perché conosciamo la verità. Appunto. Quindi la nostra reazione, dalla nostra reazione si capirebbe. Meglio così. Io sono piccolissimo. Stai così. Mettetevi voi altissimo. Vai, stiamo così. Puoi sbloccarmi? L'avete capito come funziona? Anzi, facciamo una cosa. Facciamo commentare qui sotto con altre domande personali, magari che non ci sono già all'interno di questo video. E magari, se vi piace, realizzeremo un secondo episodio. Esatto. Quando non abbiamo idea, ma vogliamo comunque monetizzare in qualche modo. Vuoi monetizzare? Prima domanda. Vi anticipo già che la maggior parte saranno a sfondo sessuale. Perché okay. Sapete che quando si va a toccare... Ma non tutte a sfondo sessuale. Ma se noi facciamo delle tournée teatrali basate sul sesso, noi siamo il lucignolo di Corso Buenos Aires. A che età hai s***ato per la prima volta? Io la prima volta ho fatto a 19 anni. Cercavi l'amore, è vero? No, con una mia fan. Un fan. Ok. Con un hater. Tra l'altro è anche merito di Riccardo. Perché? Ah, perché con me... Nel furgone intanto. Adesso no, così adesso ho capito che deve essere onesto sta cosa, però Gabri bippa tutto, anche la bocca per cortesia, che qua ci arrestano in 2 secondi. Era quella? No, quella è successo anni dopo, anni prima. Quella era una quarantenne thailandese. Che salutiamo dell'altro. Grazie di seguirci sempre. No, dico che c'entra anche Ricky, perché sarà Ricky a presentarmela. C'erano i Web Show Awards a Roma tipo nel 2015 e... Gabri, taglia il nome e lascia il cognome. Quindi c'è, cioè, il Web Show Awards, eccetera, l'avevo conosciuta grazie a Riccardo. Poi, non so quanti mesi dopo, avevo fatto questo evento in pomeridiano in discoteca. Ma quella è stata la tua prima volta? L'hai proprio sprecata? Vabbè, per carità, una bravissima ragazza, anzi, se ci stai guardando ti manca. Io so di quella persona cose che... Guarda, lasciamo stare. Era quella... Beato te, Gabri, che sei tutto. E praticamente io, siccome ero totalmente inesperto, avevo acquistato dei preservativi, però siccome ero proprio alla primissima arma, acquistai dei preservativi colorati, sai, quelli fruttati, e quindi arrivai lì con sto c***o del gabibbo, io con questo coso rosso inguardabile, un disastro. Credo che di che gusto? Fragola. Buonissimo. Buonissimo. Buono. Tutto da succhiare.
Tu? Io a 16 anni ero in vacanza in campeggio. L'ho già sentita sta storia, dici di più. Il campeggio, sai quando, ma no con la tenda, quando hai la tua... la roulotte! Sì, con tutto il... Sì, con tutto il... Sì. Capito, quella roba tipo lì. Era... era una Sinti? No, non lo so, in Toscana c'era sti campeggi. Anche tu in Toscana? Sì. Abbiamo perso la gitana nella stessa regione. E Marco ha fatto la testa e poi sono andati 11 toscani. E sono andato in vacanza lì, cos'era, due mesi, perché andavo da mia zia. Mia zia passava lì l'estate. I tuoi parenti sono in tutta Italia. No, no, è mia zia di Milano, però okay. Andavo in Toscana. E lì è perso. Sì, però non la reputo forse come la prima volta. Perché l'hai solo inzuppato. Perché è stata proprio una cosa così inesperta, eccetera. La vera prima volta è successa pochi mesi dopo con la mia prima fidanzata. Bello! Perché prima del tuo primo amore hai avuto esclusivamente un rapporto con un'altra ragazza. Questa esperienza. Sì, avevo 16 anni. Ok. Quindi forse la prima volta la considero. Quindi di che anni parliamo? Tu 16 anni? Era il... 89 più 16, 99 95. E 2005. 2005. Io nel 2006 ho fatto la comunione io, tu l'anno prima già stai nei campeggi. Io ragazzi ero in Toscana. Non è vero. Non scherzo. Ero Pordenone e era la mia prima ragazza. Saluto. Avevo 14 anni. Madonna. 14 anni. Neanche ti andava funzionava. Ero in prima superiore, 14 anni, adesso neanche ti funzionava. E poi è stata la mia ragazza per 3 anni e mezzo. Oh, bello. 1-1-0 da 6 a 0. I campeggi non sono banditi da questo regolamento. Seconda domanda collegata a questa. Se tutte le domande dobbiamo raccontarle così, fino alle 9:15 stiamo qua. Sì. Un po' più. Ultima volta che avete fatto sesso. Ok. 2 settimane fa. 10 o 2 settimane fa. Mai fatto sesso, hai fatto amore. Amore. Bello te. Io 2 settimane fa. Hai fatto l'amore o sesso? Amore. Ok. Dì sincero. Sincero. Stamattina. No, dai, stamattina no. Oggi che giorno è? Oggi è giovedì 30. Il 30. Domenica. Domenica. Ho fatto sesso però. Sesso. Ok. Pronti? Sì. Ci siamo? Tocca a te, eh? Sì, quanto guadagni? Che vuol dire? Vabbè, non puoi dirlo. Che vuol dire? Che vuol dire? Risposte brutalmente oneste. Ma che cazzo vi dico quanto guadagno? Ma sei scemo? Perché? Ma cambia domanda. Non posso cambiare. Ma vai, io non lo dico. Quanto guadagni? Tanto. Sì, beato te. Bene. Soprattutto negli ultimi anni. Prima meno. Ok. Però è stata una crescita graduale, cioè nel senso i primi anni che ho iniziato a far video, che cazzo ridi, guadagnavo massimo 30.000 euro all'anno, i primi anni, primissimi. Quando facevo l'università facevo un video al mese perché ti obbligavo io. Io manco adesso li guadagno 30.000 euro all'anno. 30.000 euro lordi, col tempo è aumentato e... Tu pensi che stai vivendo il periodo tuo massimo di guadagni, cioè sei al tuo apice o pensi che ancora crescerai? No, secondo me ancora crescerò con questa signora. Che umiltà. No, vabbè, 8 anni fa guadagnavo 30.000. Adesso guadagno più di 10 volte rispetto a quanto guadagnavo 8 anni fa. Vabbè, ci sono dei fan della matematica. Ancora dice la mano. Che cos'è il denaro alla fine? Che cos'è il denaro se non la moneta del diavolo? Inizia. Quindi... No, lo so. Io non sono molto attaccato al denaro. E ai numeri. Ai numeri, cioè, nel senso che se volessi diventare ricco... Beh, ma non lavori gratis comunque. No, però sicuramente non so per quale motivo, forse soprattutto dopo l'isola, i guadagni sono incrementati tantissimo, veramente tanto, però lì perché soggiogava il fatto che avessi vinto un reality. Certo. E diciamo che se guadagnavo bene, molto bene, prima dell'isola, diciamo che dopo l'isola lì si sono triplicati. Per fare i soldi prima di fare la fame. Dai lì. Io, rispetto all'anno scorso, e quindi... Che ridete? E rispetto comunque... A quando facevi il magazziniere? Sì, la busta paga che ho sempre avuto da quando lavoro. Perché... Tu facevi il magazziniere per Louis Vuitton? No, magari. Andavo in giro con stivali Chelsea. Sì, a posto. E quindi rispetto alla busta paga che ho sempre avuto da quando ho 18 anni che lavoro, o fai cameriere, barista, magazziniere, comunque lo stipendio medio italiano è quello, adesso si è quintuplicato. Magari!
pari. Vabbè, però è aumentato. No, dico solo che è aumentato, ovviamente, certo. Ricordiamo che un magazziniere quanto piglia all'anno? 120, 130. Cosa? Denunce. Denuncia per coluletto preso. No, Gio, non ti sblocca perché è la tua faccia? Lo so, non so il codice. Comunque è aumentato. E di questo sono contento. E continuerà a lievitare. Speriamo. Speriamo. Certo. Non si finisce mai di guadagnare la vita. Posto più strano dove avete fatto la... Anzi, qua c'è scritto dove avete... Tu. Perché toccava Ricky. Ah, e cosa? Oddio. Ma più strano... Ma quello proprio, per te è più strano. Più difficile. Atto più... pure anche solo un preliminare. No, atto. Su un pedalò quest'estate. Bello. Bellissimo sul pedalò. Bello. Non ti vede nessuno là, eh? Oddio. Chi? I tipi che passano con le banche? Che passano con la... Vabbè, ma lui è andato larghissimo, tipo è arrivato vicino alla Croazia. Allora, il posto più strano... Attenzione, se inizia il discorso così... Dove io ho fatto l'amore. L'amore. Che tu fai l'amore. Tu fai solo l'amore. Se che sembrerà possibile. Difficile da pensare. Il posto più strano, ti sto parlando in ambito di spazi, eh. Ok. Ti ho già capito. Io no. È stato dentro la Smart. Ma com'è possibile? Tu prova a immaginare la scena, non ci sto io da solo lì. C'è stata una settimana, posso dire questa cosa? Sì. Che Daniel magari stava conoscendo una persona questo anni fa. E io ho pensato alla macchina perché ho detto io con lo smartino. Che stavi andando a Napoli? Sì. Forse, sotto Natale cos'era? Sì, io ho lasciato la macchina perché lui con lo smartino... Ma perché lui è enorme, è abnorme. Lui è tipo il dinosauro di Flintstone, sai che c'ha la testa per forza fuori dal finestrino perché è troppo grosso. Pazzesco comunque. Non te la stessi mai aspettato dentro la Smart, vero? No, perché... Cioè, comunque stai immaginando, sto immaginando e comunque c'è poco spazio di movimento. Eppure se uno ha la fantasia... Poco spazio di manovra c'è nella Smart. Con la fantasia lo spazio si sente. Lei, dottore? Io, dottore, ma più strano, cioè nel senso... Ma anche scomodo. Sì, scomodo, cioè sulla sabbia. Ma anche l'hai fatto anche sulla ghiaia, io mi ricordo. No, era, sì, era... No, vabbè, ma quello era... Sali, tornavi con le ginocchia sbucciate, porco Diaz. E ce le mangiavamo nelle mie ginocchia. Quindi sulla sabbia, cioè non è un posto stranissimo, ma è un posto comunque fastidioso, dove non rifarei mai quello che ho fatto. Nell'Aigo hai mai fatto la sì, vabbè, ma l'Aigo è... È larga rispetto alla sì, smart. Appunto, è comunque un quattro posti, voglio dire. Vado avanti? Certo. Forza, sto divertendo, forse. È molto bello sto molto gioco. Bello. Facciamo tra di noi anche senza telecamere. Hai già un po' spoilerato questa domanda, solo per Awed. Se mai fatto video. No, se mai fatto video. Ah, video per camera, no. Per Awed, dopo aver vinto l'isola, cos'è cambiato nella tua vita? Hai già spoilerato la parte economica, ma magari hai cambiato qualcosa. Ma rispondete anche voi a questa cosa. Ma che rispondete, che cosa vuol dire? Rispondete sul mio punto di vista umano. A livello umano, secondo me, tornato qua, eri un po' in confusione. Ti ricordi il video che ho pubblicato? Quale? Il mio primo video dopo l'isola, che c'ho un premio in mano, con i capelli lunghi, sì, barba, sì, che non capivo niente. Era proprio fuori dal mondo, ragazzi. Ovviamente doveva reintegrarsi nella civilizzazione. Però per il resto cos'è no, cambiato? Diciamo che dopo l'isola io ho fatto preso parte al reality semplicemente perché avevo bisogno di una credibilità televisiva, un qualcosa che non mi connotasse più semplicemente come personaggio di internet ma che mi potesse poi anche trasferire altrove. Diciamo che tutti i programmi che poi ho fatto nei due anni successivi sono stati poi merito di quel trampolino di lancio, di quella cosa lì che mi ha dato poi anche un po' più di spigliatezza davanti alle telecamere, negli studi televisivi e quant'altro. È cresciuto tanto poi a livello economico perché quando fai una cosa del genere automaticamente il tuo cachet sì, la tua immagine cresce in generale. Ma anche a livello umano. E? Questo vogliono sapere i ragazzi. Che quale? Lato... Domande tutto un po' usate. Ah, se le più ragazze... Penso che fosse indirizzata a quello anche la domanda. Cioè, quella roba sia automaticamente magari... non so, cioè, C'era più del fascino verso la persona. Sì, una sorta di sex appeal immotivato. Però io mi sono sempre messo nei panni del post-isola. Perché io praticamente poi ho fatto l'amore con una ragazza. Una settimana dopo uscito dall'isola. Perché dice, tre mesi che sei così, esci, vai a ballare, roba. Eccetera, era poi il momento massimo di hype, no? Quindi c'era una sorta di occhi addosso in quel momento. Però non avevo ancora preso tutti i chili. Ah, quindi eri scheletrico. Quindi io mi sono sempre messo nei panni della prima ragazza con la quale ho fatto l'amore post-isola, ma ero rachitico praticamente. Cioè io non so per lei che tipo di cosa sia stata, che ciò che magari le piaceva e quant'altro, però si è beccata la versione peggiore di me. Ma lo sapeva da dove arrivavi, voglio dire. Lei va in giro e dite che è andata a letto con Gandhi. Posso dire una cosa, l'esperienza di Awed all'isola insegna una cosa importantissima, ovvero che nella vita non è importante partecipare, ma vincere. Non è partecipare, ma è avere un ottimo gruppo di amici che ti sostengono ogni giorno su Twitch.
Perché senza di quello io vabbè, un cazzo. Vai, tocca a me. Te, sì. Vi siete mai fatti un vostro follower? Tu hai già spoilerato tutte le domande. A me è diversa, hai mai fatto amore con la persona che non ti conosceva? Sì. Beh, tutte quelle prima che iniziassi a fare il video? Che senso? Però devi dirlo dal post che fai video. Appunto, da quando hai il seguito. Sono fidanzato da... Non penso che la mia ragazza fosse stata una follower. Cioè, ci seguivamo già da prima che io facessi il lavoro con Riccardo. Però follower è inteso non come ragazza con la quale poi hai avuto una relazione. No, allora no. Cioè, se mi parli da quando è, no, perché da quando è mi sono fidanzato. Vedi, l'utilizzo giusto dei social network. Mi hai sempre detto l'utilizzo sbagliato, dietro le quinte, però... Fatti in che senso però? Baciati e basta? No. Beh, fatti no, avete avuto... Io no allora, con una follower. Così. Che cazzo dici? Chi? Ma sei stronzo? Chi? Ma se ti accompagnavo io agli eventi e tornavi con le ginocchia sbucciate, l'ho detto prima. Sì, ma non erano... Sì, ma erano persone che incontravo... Follower? Sì, ma ho follower capito, ma... Follower senso... inteso con qualcuno con la quale ti scrivi in direct. Allora no, vedi. Erano persone che trovavo casualmente lì, è un conto che mi seguissero. Se trovi una persona casualmente in discoteca, non è che mi sono messo d'accordo, capito? Sì, ok. In quel senso no. Non mi è mai successo. Io sì. Anzi, se volete, basta mandare un semplice messaggio in direct. È semplice, un semplice cuore in direct. Forza, in questo momento. Awed è nato solo con i suoi follower, sì, perché sì. Ovviamente la strada spianata è sempre quella più facilmente percorribile. Con follower è Gabri Italia. Gabri lascia tutto e tra l'altro abbiamo tantissime follower. Vai, domanda numero... Non lo so. 7. Avete mai rosicato per quello che ha raggiunto a livello lavorativo un'altra persona? Cioè, nel senso, tra di voi abbiamo... tra di noi abbiamo mai rosicato? Tra di noi, no? Dici in generale, quegli altri. No, tra di noi. Vabbè, rispondiamo tutti insieme subito. No. Anzi, Assolutamente, c'è massima... No, è mia sola cosa che vi invito tantissimo è come giocate a calcio voi. Io ogni volta... Ma cosa significa? È una cosa vera. Io ogni volta mi imbestialisco perché sono... come si dice? Scoordinato, basta mettere una S. Io sono totalmente scoordinato, mi stanco subito, questi guardano come i figli in campo, porco Giuda, manco stava a giocare la partita del Vabbè, ma non è il nostro lavoro questo. Eravate ex calciatori. E io sognavo di fare il calciatore. Comunque no ragazzi, cioè se si è veramente amici di una persona non puoi essere invidioso di un obiettivo che l'altra persona raggiunge. Però magari neanche se sei nello stesso campo. Avresti voluto fare un'attività, un lavoro, un'esperienza, sì, che uno ha fatto piuttosto che sì, l'altro. Però non è invidia quella. Forse quando sono andato in Nuova Zelanda. Ma stai zitto. Erano i primi tempi, sai che ne avevo mai messo per i fuori di casa, cioè, cazzo, questo per Nuova Zelanda. 72 sì, vabbè, qualcosa ci può stare, però non ha... No, ma sono piccolette. Sì, ovvio. La macchina, ma tutto una macchina. Il cane, il trilocale, il balconcino. Il balconcino fosse di casa tua? Balconcione. Prossima! Per 10 milioni di euro, sì, ti faresti tua madre? No, che vuol dire no? Faresti qua in senso solo limonare? Non ci penso proprio. No. Limonare tua madre per 10 milioni? No. No, anche se sono tanti. No. Io sì. Vabbè. Io sì. Puoi applaudire, per favore. No. Limonare sì. Cioè, guarda che se parli a tua madre... No, non devi dirlo, no. Devi andare in cucina, limoni. Limonare. Vabbè, ma poi posso dargli un po' di no. Soldi. Queste regole le state decidendo voi come sempre. Devi sapere perché l'hai fatto. Va bene, ok. Lo faccio lo stesso. Mi tengo 10 milioni di euro, meglio ancora. Sarà contento Roberto, tuo padre. Esatto. Salutiamo tutti i camionisti. Ciao, Roby. Non ascoltare tuo figlio. Come se mio padre guarda tutti. Tutti li guarda. Attenzione, bella questa. È capitata la domanda giusta. Per me? Un po' sì, perché sei... Ah, cosa sono? Una persona molto emotiva. Sì. Avete mai pianto per qualcosa successo tra di voi? Tra di noi? Sì, tra di noi. Magari un litigio, una volta magari non si parla più per tot mail, perché comunque sono successe tante cose da quando ci conosciamo. Piangere. Sai che no. Piangere. L'unica volta che mi ricordo che siamo stati presi emotivamente da una lacrima eccetera quando ho vinto l'isola lui. Quindi era una cosa positiva sì, non una cosa piangere sì, capito di... dall'emozione dalla contentezza esatto. L'unica volta che penso pianto, perché pianto comunque è un gesto estremo. Se no rimasto male sì ma non successo...
No, no, quando sono sparito quei due mesi io? C'è stato un periodo che io con Simon è sparito per due mesi. E che ci è andato sotto casa mia? Che sono passato sotto casa tua per sapere se eri vivo. Perché scrivevo, lo chiamavo, lo rispondevo. Ragazzi, qua succede, succede anche questa cosa. È morto dentro. Invece ho suonato, lui si è affacciato alla finestra, ha fatto finta di niente, pensate. È fatto così? Sì, sì, ma sì, era un periodo di depressione cronica quella. Mi ricordavo manco sta cosa. Un sacco di anni fa, o tipo 5 anni fa. Ah, così tanto? Sì. Sì, sì, ma per un pezzo, un mese, cos'era? Due mesi. Due mesi. Ma con tutti, con te, con gli altri. E così, e poi un altro periodo che ci siamo un po' persi tra di noi, perché c'è stato un mix di compagnie, sì, litigi, spostati, eccetera, anche con Ricky. Però mai direttamente il litigio tra di noi. No, era per sempre per persone, traverse. Esatto, però no... No, a livello di piangere, sì, però sì, ce l'ho rimasto. Ho pianto per 5 mesi. Se ero rimasto male per queste cose, penso che siano reciproche, no? Io però ho pianto una volta, quando ho litigato con Simo seriamente per colpa... Credo. Quando abbiamo litigato quella roba lì, che vabbè, ci eravamo scritti delle cose abbastanza... non pesanti, però... Io manco mi rio. Ma quando stavamo già nel film, era? Dopo. Ti ricordi? Giù della domanda, me l'avevo dimostra quella. Quello forse è stato il litigio più... L'unico litigio, sì, forse, sì. Ed è anche stato... Non grave, però, nel senso, non avevamo mai litigato e quindi lì avevo pianto. Sì, ma perché stavamo vivendo due relazioni tossiche insieme. Alla fine i carnefici siamo stati noi, purtroppo, perché gli altri sono di... Faccio una vita di pezzo. Beato chi riesce a farsi una vita nell'immediato. Ma in realtà sai che chi si fa una vita nell'immediato, chi si rifà una vita nell'immediato, è una merda. No, non è che è sinonimo di debolezza quella, perché è una persona che in realtà non riesce a stare da sola e quindi si appiccica alla prima persona che arriva. Io ho beccato solo persone che sono patologiche di crisi d'abbandono. Come capito? Scimmie con le liane. Non è che magari non sei nemmeno stato dimenticato, è solo un rimpiazzo emotivo, ma che è fine a se stesso, perché poi dopo mesi magari hai di nuovo la stessa caduta. Capito. Tanto a me che poi male mai denuncia. E tu? Allora, mai pianto? No, vabbè, però, cioè, nel senso, in virtù di quello che ci siamo detti, è sì, quella roba di quel periodo con Dada, sì, quella roba tua, però piangere no, fuori. Ah, no, sai quando invece ho pianto? Quando abbiamo pianto? Però era di felicità. Io me lo ricordo, so. No, aspetta. So cosa stai dicendo. Quando... Sei atterrato. Appena siamo atterrati, ero in aeroporto in Honduras, ho fatto la videochiamata a Righi. Ah, vero. Appena ho risposto ho iniziato a piangere. È vero. Quello volevo dire, infatti, ricordavo. Quello là, poi iniziato a piangere pure in aeroporto, a San Pedro Sula. Ho pianto in Honduras io. Ah, quindi non vale perché dovevi piangere in Italia. La domanda era specifica per l'Italia. Allora non glielo mai. Vado? Vai, next! Possiamo dare una risposta, cioè ognuno di noi può dare una risposta. Quanto lungo ce l'ha Dadda? Adesso andremo scientificamente a sfatare questo mito, cioè nel senso questo mito non abbiamo... Abbiamo sempre detto, però... Mi devo spogliare? No, non devi spogliarti. La reale lunghezza del pene di Dadda. Possiamo rispondere prima noi, poi tu di quello che vuoi. Allora, diciamo che c'è sempre stato questa... ma non avete mai visto la reale lunghezza? Esatto. Io ti ho visto in doccia. Sì, ma non è la reale lunghezza. Poi quando... No, in astensione. Forse mi hai visto anche un po' barzotto in determinate... Sto felice. Non tra di noi. Cioè, perché detto così... No, ma poi anche non metta la capi, però... Gabriela. No, diciamo che comunque da quando dici poi da parte noi, da anni che ci conosciamo, sai che c'è sempre quella leggenda tra amici negli anni, no? No, però, cioè, per esempio, io per tantissimi anni sono andato avanti a dire questa cosa, ma senza averlo mai visto prima di quest'estate. Però sempre non in tiro. No, io sono entrato in bagno per sbaglio, che stava a fare pipì Dadda, e mi sono spaventato, ragazzi. Sì, ma non ce l'aveva. No, però, cioè... Secondo te, quindi facciamo un'ipotesi, quanto può raggiungere la gittata? Penso che se lo stretto di Messina non venisse costruito da Berlusconi entro il 2024, Dadda leggermente... Sì. No, a parte gli scherzi, una cifra esatta di centimetri, secondo te? Secondo me 20. Secondo me anche di più, tipo 22-23. No, allora, pensando che Rocco ne ha 20 e lui... Come no? Rocco ne ha 24. No, io sapevo che... 23, però la cosa di Rocco è che oltre ad averlo 23, ce l'ha la sua forza, sì, e che ce l'ha largo. Ce l'ha 24 per 24 quadrato. E poi comunque, al di là di quello, che io non mi soffermerei su quello, ma è la bellezza, è bello, è... Non so...
Stai parlando del... È accogliente, ti fa sentire cioè, a casa. È sempre vestito bene. Sempre curato. Tu cosa vuoi rispondere? Risposte brutalmente oneste, Daniele. No, non me lo misuro. Almeno una fascia. Non me lo misuro da quando ero piccolo. Sai che quando sei piccolo... Ma poi non esistono unità di misure degne della possenza, della grandezza. Lui lo misura in newton, il suo pene. Non in centimetri. Galloni. No. Quanti galloni conti? Gallette. Quante gallette sono? Penso... 78 pacchi di galline. È la Madonna! Cos'è? No, vabbè, ma quella è una cosa, cioè, genetica, cioè non è una cosa... No, io lo alleno. Sì, anche quello! Cazzo genetica, sì. Ci sono i pesi apposta in palestra. Stendiamo un velo cazzoso. Pietoso. Ricordatevi, ragazzi, che non bisogna mai né dire... Vantarsi di queste cose? Mai. Perché? Perché è bello l'effetto... No, ma infatti non devi vantarti, è solo... No, ma una, neanche... una verità, cioè, è così. No, ma si può essere... Poi sta la gente a decidere se è lungo o meno, però tu ce l'hai di 27 centimetri. 27. Oh, Madonna. Chi è che tocca? Abbiamo risposto tutte insieme, fai caso. Vai. Avete mai rischiato di far rimanere una ragazza incinta? Sì, mi è capitato una volta che ero convinto perché con una mia ex ragazza, ero anche un po' ubriaco, nel senso, un po' serata. Complimenti, dottore. Vabbè, eravamo tutti felici, ubriachi. E quindi, poi io dubbio. Che mi faccio influenzare da queste cose, ho sognato... Un sogno premonitore? Che era rimasta incinta. Quello quindi... è un sogno premonitore veramente, sì. Comunque. No, che non si è avverato, quindi... Ah, ok, non si è avverato. No, quindi okay. Era una mia illusione. Sì, ho rischiato, però in realtà, cioè, ogni qualvolta una persona ha un rapporto non protetto rischia. Sì, certo, ovvio. Però la volta in cui ho rischiato più di tutte, ma forse perché ero imparanoiato, è tipo stata una delle prime volte che l'ho fatto con la mia prima ragazza, perché lì sapevo bene come funzionasse, capito? Anch'io ovviamente parlo dei rapporti di quando avevo 18 anni, la mia prima ragazza, 17 anni. Tu? A me a dicembre è capitato di conoscere questa ragazza, che era la seconda volta che ci vedevamo, quindi eravamo proprio agli inizi, e lei mi ha chiesto espressamente di concludere l'atto all'interno, come si dice? Sì, sì. Ok, all'interno. Vabbè, abbiamo capito. Però non l'hai fatto. No, assolutamente. Ma questo è pazzo. No, perché ti ha detto che prendeva la pillola. Lei mi ha detto che prendeva la pillola il giorno dopo, ma io non la conoscevo. Ah, del giorno dopo, neanche che prendeva la pillola. No, la pillola non la. Ah, la pillola del giorno dopo. No, lui ha capito che stai ubriaco. La pillola prendeva, Simo. Ah, quindi... ok, no, io non sono molto bravo a. Non riesco a dire queste cose. Però io non te conosco. È la seconda volta che ci vediamo. Non te conosce. Bravo, questo è veramente un bel messaggio. Mi stavo per incassare. Questa è una domanda specifica, ma sempre sui guadagni. Strano che e quindi dovete rispondere voi. Specifica. Quanto guadagni con i video su YouTube? Quindi in generale, con un video. Allora, io zero, ragazzi. Zero. Io faccio un video al mese, uno o due video al mese. No, non intendo quanto guadagni mensile con i video su YouTube. Quanto guadagni in genere... Cioè, un video quanto genera? Le persone non... appunto, quanto genera un video? Le persone non sanno questa cosa, secondo me. C'è sta credenza, ma che è vecchissima, dove ogni 1000 visualizzazioni fai 1 euro. Quindi ogni 1000 fai 1000 euro. Ma in realtà non è proprio così. Vabbè, senza siamo qua a spiegare tutte le 1000, i criteri, eccetera. Però sicuramente video più lunghi che hanno un watch time maggiore... Dalla media di visione maggiore incrementano il numero di entrate. Io facendo ok uno o due video al mese, ma che durano un'ora, è come se facessi in un mese, che cazzo ne so, i guadagni di 15 video da 8 minuti. E quindi è quella roba lì. Quindi idealmente con un video di un'ora ci puoi pigliare pure, che ne so, 2000 euro. Esatto. È molto variabile, cioè nel senso dipende dal periodo dell'anno. A gennaio dal tipo di contenuto, se parli di finanza per dirti un'ora di video cioè fai 10.000 euro. Esatto. Se fai intrattenimento ne fai la metà. Se fai video gennaio guadagni 3 volte di meno rispetto a quello che puoi guadagnare a dicembre o novembre, ottobre, capito? Quindi è molto variabile come cosa. Ci sono stati video in cui magari ho fatto, che ne so, 2 milioni di views e mi hanno fatto incassare 4.000 euro, e video di cui ho fatto 2 milioni di views ho incassato... Il video con cui guadagno di più? C'è nella domanda dopo? No, non c'è. Forse quello lì nell'hotel, primo hotel 5 stelle che abbiamo fatto. È un video da 2 milioni di views, avrà fatto... 4.500 euro. Allora, alla fine, se ci pensate, dici ok, 4.500 euro, ma ci hai messi 3.000 di camera. Esatto. Sì, non era 3.000 di camera, però. No, togli le tasse, roba, eccetera, quello che te resta è la colazione la mattina all'hotel. Seriamente, sì. Quanto durate a letto in media? Seri. Allora, dici di più, maestro. In media, considerando a volte in cui voglio. Volte in cui. Aspettino. Secondo me.
10-15 minuti in media, dai. Lei? Se mi impegno duro di più, se non mi impegno duro di meno. Ti dico una media? Media, Non vuol dire il tuo massimo. No, non ti sto dicendo il mio massimo, ma penso che una media... Allora aspetta, hai inteso anche di preliminari? No. No. Io quello senza preliminari. Senza. Ah, ok. Sì, 10-15 minuti di preliminari, che cosa sono? Sì, dai, 20 minuti, un quarto d'ora, sì. 20 minuti. Però senza posso... preliminari, sì, 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 sì. Sì, senza preliminari sì, 15-20 minuti, sì. Però io, cioè quando succede, il più delle volte io dico di essere aiutato dall'alcol. L'alcol è risaputamente un ritardante. E anche un antialzante. Dipende se bevi troppo, sì. Se bevi il giusto, che ti fai due bicchieri di vino, due drink, eccetera, quella roba lì aiuta poi la... Sì, con l'alcol, con l'alcol. Però lì è più difficile poi finire l'atto, nel senso. Certo, fai fatica. Sì. Quindi sì, 20. Ok. Ci siamo quasi, ragazzi. Siamo addirittura d'arrivo. Vai, the last. Per Dada e Simo, questa, attenzione, proprio specifica, è una bella ragazza, ma ha dei piedi bruttissimi. Cosa fate? Scappate? Cazzo, per dire brutti piedi vuol dire che è proprio... Con i gazzini, che te devo dire. Io li tolgo sempre. Però quindi non scappate, se è una bella ragazza. Io, per esempio, quando c'è un atto in sé, che magari sono io sopra, faccio... Poi faccio così e glieli lancio. In questo gesto, una genuflessione. Non scappi, però magari non li guardi. Sì, esatto. Così. No, sì, così, così. Concludiamo. Vai. Questo tour de force con due domande non legate all'ambito sessuale. Finalmente. Perché ne abbiamo fatte troppe in solo ambito sessuale. Era sessuale e soldi. Avete mai provato delle droghe? Sì. Vuoi dire qualcosa in più rispetto al sì? No, ho provato delle droghe, sì. Ovviamente sì. Vuoi dire qualcosa in più? Vuoi dire qualcosa in più? No? No. Simo? Non che mi ricordi. Ok. La risposta si è capito molto di più dei nostri sì. Ultima, giusto per andare via di malumore, giusto per rovinarci la giornata, giusto per rovinarci tutta la giornata, avete mai pensato negli ultimi 10 anni di suicidarvi? Io ho una teoria su questa cosa qui. Dilla. Il suicidio è la cosa più raccapricciante, il gesto più cattivo, la cosa più egoistica da fare in assoluto, ma non per te, perché tu sei libero di fare di quello che vuoi la tua vita. Ma che sai, ma per la tua famiglia, per i tuoi cari, perché tu non stai distruggendo una vita, ma stai distruggendo la vita di altre 40 persone, compresi poi tutti i tuoi amici. Quello che penso io se mai dovessi malauguratamente un giorno vivere in uno stato depressivo che mi induce ad avere istinti suicidi, la mia idea di base è sempre quella di prendere e andarmene a fanculo con la restante parte dei soldi che ho, tipo in Costa Rica. Ma dici che... Lontano dal niente. Perché pensi che possa cambiare qualcosa? È come premere start e partire da una nuova partita, un nuovo personaggio. Il problema non è fuori, dentro di te. Quando ti trovi in quella situazione puoi anche andare a... Puoi anche andare dall'altra parte sulla del luna, mondo. Sulla luna, credimi, dalla testa. Con i problemi in testa non si scappa. Mi sembra che stiamo diventando degli psicologi. Ma la tua risposta è... No, non ho mai pensato... All'atto estremo. Gesto estremo, esatto. E basta, non ho più tanto da dire. Io l'ho pensato, ma... con la consapevolezza che non l'avrei fatto, okay. Cioè nel senso, una magari che ne so a 18 anni una cosa mi sembrava talmente insuperabile che magari ho detto no, adesso la faccio finita, però da lì a farlo, cioè nel senso la mia razionalità prima o poi sarebbe intervenuta in questo momento. Magari capita a tutti che ci sono momenti di apice di pazzia, cioè magari quando siete nervosissimo, arrabbiatissimo con qualcuno che pensi anche alle cose più estreme come queste. Quindi io l'ho pensato, però non l'ho pensato come magari può averlo pensato una persona che vive in uno stato depressivo e quindi cioè si sente di farlo realmente. Non sarei mai arrivato a quel punto. Secondo me nell'atto in sé poi te ne penti, però immedesimandosi in una persona che si getta da un palazzo, perché quando ho provato l'esperienza del bungee jumping, il momento esatto in cui ho lasciato i piedi dal ponte, lì ho pensato in quel momento, perché il tuo cervello non razionalizza il fatto che tu sei legato a una corda, lì vivi per quei 2 secondi che la sensazione che ti stai suicidando, che un salto nel vuoto. E io la prima cosa che ho pensato quando mi sono lanciato da quel ponte è stato: ma che cazzo me l'ha fatto fa? Ah, dici che chi... A parte che vabbè, ci sono... Perché là secondo me diventi così tanto lucido, nonostante io fossi legato, figurati che si sta buttando sotto. Poi per carità, non ho mai vissuto robe depressive eccetera, quindi magari chi vive quella condizione là si lancia ed è convinto di quello che sta facendo. Io non volevo morire facendo bungee jumping, quindi per questo forse ho pensato quella roba, ma è stata la sensazione più terribile in assoluto. Quindi detto questo, non fate bungee jumping, cioè fatelo ma al lago De Como, che è più profondo, e ti baccati il bel cardiologico. Però questa
domanda, cioè nel senso, te l'ho tenuta per ultima perché riguardava una cosa di cui non avevamo parlato, ma cioè non le persone secondo me hanno paura di parlare di sta cosa qui. Cioè nel senso, secondo me... Sì, ma perché poi attraversi dei momenti, nel senso, cioè, hai dei momenti di follia dove magari appunto succede qualcosa, cioè alla fine di una relazione... Sì, ma che sono magari anche... talmente male sì, che... sono magari... in sé per sé analizzandole sono puttanate rispetto al corso di, cioè, di vita di una persona. È come se fosse la domanda, hai mai pensato al tuo funerale? Cioè può essere una domanda di questo genere, cioè una volta magari ci pensi, però è una cosa che non ti può affiorare veramente, perché sennò... vuol dire che è un'uscita d'emergenza, quella porta sul supermercato, sul retro. Perché è come se fosse la scelta più semplice da eseguire. Invece, ragazzi, ogni qualvolta vi balenasse per l'idea un pensiero negativo, parlatene con i vostri amici, con i vostri genitori oppure con il vostro psicologo. C'è sempre qualcuno pronto ad ascoltarvi, sicuramente. E ad aiutarci. Anche se non vi sentite capiti o cose di questo tipo. Certo. C'è sempre qualcuno che può darvi una mano a uscirne. Con la terapia, la depressione va via. Bella questa. Bella chiusura. Ragazzi, queste erano le nostre risposte brutalmente oneste. Bello, mi è piaciuto. Bello, 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 da riproporre. Rifare. Grazie Daniele, grazie Awed. Grazie Thomas. Ragazzi, grazie a voi per averci visto e noi ci vediamo prestissimo, come sempre, con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. The Keep Show, ci vediamo alla decisione al Mamacita. Vamos, serate, bottiglie, Clifford.